Questo cappello è nato da un'idea, da un ricordo di una persona e è venuto su dalla carta, dagli spartiti musicali, dal rame, dal vetro di Murano. Solitamente gli oggetti che realizzo nascono da un'emozione, da un ricordo di una persona, da una sensazione. E poi mi arrivano alle mani plastica, materiali di recupero e con quelli nasce l'idea, nasce l'oggetto. Ci saranno anche le creazioni della retina Agnese Del Gamba alla mostra I Sogni nel Cappello. Oltre 30 espositori provenienti da tutta Italia per la 3 giorni dedicata ai cappelli. Dal 1 al 3 maggio Arezzo diventerà quindi la capitale degli appassionati di questo accessorio per l'esposizione ospitata nell'atrio del Palazzo della Provincia. Questi sono lavori invece fatti, lo vedete, a maglia, vengono dalla Sicilia, Umbria. Questo è stato realizzato nell'atelier dove vengono realizzati i cappelli per la regina d'Inghilterra e è con una stoffa vintage. Poi ci sono chiaramente questi fashion network che sono di gran moda in questo momento, che uniscono appunto le piume con il colore, quindi il fascino proprio e la grazia. Questo invece è uno dei pezzi più belli che sono a questa mostra, non che gli altri non lo siano, ma questo ha una storia perché appartiene al Museo della Paglia, che ci onora del patrocinio. Questo è ispirato ad Anna Piaggi, che è stata una delle, diciamo, delle leader anche nell'immagine. E invece questo più piccolo sul davanti è un delicato fascinator che è stato utilizzato da Laura Pausini durante la tournée in Centro America. È una storia che nasce ormai diverso tempo fa. Abbiamo iniziato con pochi membri, perché comunque all'inizio era una mia passione, quindi cappelli che passione nasceva per condividere questo interesse. Nel tempo siamo cresciuti, 2 anni fa ho fatto sempre qui ad Arezzo una mostra al femminile dove erano presenti anche delle creatrici di cappelli, in quel caso soltanto 2. Poi abbiamo, diciamo così, si è evoluto il gruppo, siamo aumentati, siamo oltre 1500 e mi sembrava venuto il momento di poter dare visibilità alle persone, quindi unire sia le persone più semplici, le persone che creano cappelli per divertimento, che hanno voluto aderire a questo progetto, ma anche, come vi stavo dicendo prima, personalità che vivono proprio della creazione di questi meravigliosi oggetti. L'appuntamento è per il 1° di maggio alle ore 17 con appunto l'apertura di questa mostra al pubblico. L'ingresso è gratuito. In occasione dell'apertura avremo anche un delizioso cooking show realizzato dal team femminile dell'Associazione Cuochi, nonché una degustazione a cura di ICE e di Strade del Vino Terre di Arezzo. Vi aspettiamo!